Salve Toasters, bentornati a Pokémon Luna. L'ultima volta abbiamo incontrato per la prima volta il Team Skull e l'abbiamo rectato, ovviamente, perché noi siamo dei proazzi. Len mi ha detto che si è bloccato in quella parte, sottolivellato. Noi invece, praticamente combatto qualsiasi Pokémon selvatico o catturo, insomma. Quindi sì, dovremmo essere a posto con i livelli. E poi abbiamo di nuovo lottato con il Team Skull perché volevano fregare delle bacche. E adesso siamo, non lo so, nella strada verso il cimitero. Ho parlato volontariamente con un allenatore, non lo farebbe nessuno, eppure ecco qua, io l'ho fatto. Rina Teenager. Non gioco da un po', eh. Ho registrato proprio perché volevo giocare Pokémon, anzi penso registrerò addirittura due parti. La cosa positiva del fatto che sia blind è proprio questo, che ho voglia di giocare il gioco. Ok, la situazione non sembra molto favorevole da entrambe le parti, o magari dalla mia, più che altro perché sono mosse normali. Ok, mi toccherà usare di nuovo Rowlet. Vorrei risparmiarmi un po' di usare solo e sempre lui, però lei, scusate. Però, non ho scelta. Aha. Sgomento. Ho la best animazione. Ruggito. Nessun ruggito ci fermerà. Ok, forse sì. Vabbè, noi continuiamo finché funziona. Andiamo. Magari un brutto colpo, non lo so. Vabbè. Effettivamente i PP di sgomento non sono tantissimi. E mi chiedo perché sto incontrando così tanti Pokémon spettro. Beh, tanti. Insomma, se ne vedevano di meno negli altri giochi, ecco. Forse perché è Luna. Proprio. Li hanno messi loro perché perché, non lo so. Magari su Pokémon Sole ce ne saranno di meno. Amnesia, eh? Amnesia. Beh. Non è che abbia mosse speciali, quindi non c'è molto utile. Però magari. E cos'è, tipo falso finale? Allora è inutile, togliamolo e basta. Ok. Certo, chi fa Snorlax speciale è un po' stupido. Oppure cerca di essere originale. E ci può stare, però di per sé non è che sia una cosa molto efficace, molto furba da fare. How? Prudani, come stanno i tuoi Pokémon? Li ho abbandonati, quindi non penso molto bene. Neanche i miei Pokémon sono tanto in forma. E scommetto che se sceglievo l'altra rispondevi che stavano bene. Dani, credici, facciamo un salto al centro Pokémon? Forse no? Vabbè. Hai presente la grotta sottobosco? Ho sentito che ha qualcosa a che fare con Tapu Koko. Ci può entrare solo chi fa il giro delle isole. Ah, un'altra cosa, ho comprato troppi stupendi, quindi questi prendili tu, Dani. Cioè, ma qua mi regalano cose come se fossi, non lo so, una divinità da lodare. I revitalizzanti servono a rimettere in sesto i Pokémon esausti. A proposito, sapevi che anche come sto Pokémon Market vende articoli diversi? Faccio un salto in caffetteria a caricarmi prima di affrontare la prova. Chissà se questa caffetteria ha effettivamente il caffè. Chissà. Ah, certo, ovviamente. Non rimetto di nuovo la roba di Patrick. Ok, non hanno ancora il caffè, però il tè mi piace, quindi lo prendiamo, tè alle erbe, non che sia granché. Ma vabbè, sempre tè. Un tè delicato, nato dalla fermentazione in foglie accuratamente selezionate dai Roserade, rinvigorisce con dolcezza. Alla mia età si capiscono tante cose, il famoso detto è il tempo è denaro. Prima non me ne rendevo conto, ma è proprio così. Ogni istante fugge e non torna mai più, vivi il presente e apprezzalo più che puoi. Orazio? Una volta al giorno offriamo anche un dolcetto in omaggio. Il famoso dolce di Giantaropoli, nella regione di Kalos. Dicevo Orazio perché, se non lo sapete, la famosa frase Carpe Diem viene da lui.
Ok, prendiamo un caffè e ci regalano l'universo. Insomma, qua da Lola sono molto cordiali. Potrei comprare qualcosa mentre che ci sono. In realtà ho già fatto la scorta prima, quindi non che sia di grande utilità. E infatti, lasciamo perdere e andiamo avanti. Però devo effettivamente caricare i Pokémon. Sta registrando? No, per un attimo ho avuto l'impressione che lo stesse registrando. Mi sarei torturato da solo. Davvero. Ma effettivamente sta registrando. Finché non faccio casini, finché non salta la corrente, dovrebbe registrare. Tra l'altro, prima di ogni parte faccio il backup del salvataggio, ma adesso me lo sono dimenticato. Quindi odierei l'universo se, insomma, dovesse saltare la corrente. Oh, Crobrawler! Non sa di molto comune. Non lo so perché. Magari mi sbaglio. Comunque ha dei colori molto originali. Per un attimo ho pensato che fosse shiny. Sì, non conosco tutti i Pokémon del Pokédex. Perché, sinceramente, non aveva senso andarmeli a guardare tutti prima di giocare il gioco, come hanno fatto molti. Non che abbia, insomma, qualcosa in contrario. Però, ecco, è un po' stupida come cosa. Ok, la situazione non sembra molto rosea. Tentiamo. Sì, tanto ne abbiamo 24. Se può fa. Come on! 3! And we did it! Yes! Crobrawl è stato catturato! E io lo chiamerò in un modo molto stupido. Molto. Ah, forse qualcuno l'avrà già capito. Ecco qua. Cramilier. Lo aggiungiamo alla squadra, perché no? Liberiamoci di Trump Shu. Mi dispiace presidente, ma la tua ora è giunta. Sei quello col livello più basso e quello che non userò mai, quindi a sto punto liberiamocene. Munchlax ha bisogno di cure. Fantastico. Capelli, eh. Sono più di peli. Non penso che i capelli appaiano sulla pancia, eh. Meno che non abbia mangiato cose strane. Spoiler Junior, bacca arancia. Perfetto, ce ne sono ancora. Bacca mela. Dovrei darla a qualche Pokémon, ma mi scoccio. Bacca arancia, ok. Un'altra. Andiamo avanti. Il nostro obiettivo è là. È Liam, effettivamente, sì. E là, sono io. Dovevo ricaricare. Vabbè. Non penso che ci faccia lottare. Per la mia prova, ci addentreremo nella grotta sottobosco. Questa che vedi davanti a noi. Ti devo avvisare, però, i Pokémon che vivono lì sono piuttosto temibili. Ti conviene prepararti facendo una bella scorta di pozioni. Affrontare le prove del giro delle isole per superare i propri limiti è una delle usanze peculiari di Alola. Una volta entrato nella grotta sottobosco, potrai uscirne con onore solo dopo aver terminato la prova. Sei pronto? Yep. Ok. Tanto ho un sacco di pozioni. Me lo posso permettere. Ok. Sono tirchio, quindi quei 2 PS mancanti te li tieni. Diamo le bacche mentre che ci siamo. Bacche, 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 bacca arancia. Dai, Munchlax. Ok. Dai a Rowlet. Ok, no. Dai a Nabo Junior. Bacca chi, confusione. Restituisce 10 pp a una mossa. No, vabbè, non ci servono per adesso. Non abbiamo mosse con pochissimi pp. Ok, sono pronto. Credo. Sono pronto, davvero. Non dovevamo andare al cimitero? Forse questo è il cimitero. Vabbè, casomai ci andiamo dopo. Non penso sia un problema.
Benvenuto nella grotta sottobosco dove si svolge la mia prova, la prova del capitano Liam. Lascia che ti spieghi come funziona. Ok, devo fare la voce. Vabbè, mi sono rotto di fare la voce in quel modo, sembro un ritardato. Quello che devi fare. Oh, un ratato. E sconfiggere i tre Pokémon che stanno aspettando in agguato delle loro tane. Oh, che paura, un ratato coi baffi. Poi dovrei prendere il Kizaru Z dal piedistallo che si trova nella parte più interna della grotta. Ovviamente un buon affiatamento con la prova, con la propria squadra è indispensabile per superare la prova. Quello sarà Raticate. Ah già, c'è un'altra cosa che ti sarà utile sapere. Questa grotta è abitata da Pokémon tutt'altro che inoffensivi. Inoltre qui vive anche un Pokémon in gran lunga più forte degli altri, chiamato Pokémon Dominant. Perché l'hanno chiamato così? Sarà lui l'ostacolo più grande che dovrei affrontare per superare la prova. Sono praticamente i Pokémon guardiani, l'avevano chiamati così in inglese, se non erro. Finché non avrei superato la prova, non potrei catturare Pokémon in questa zona. Bene, ora sai tutto quello che serve sulla prima delle 7 prove del giro delle isole. È ora di aprire le danze! Inizia la prova! Sì, grazie Rotom. Ok. Allora, quello non lo posso prendere. Qua c'è Rattata! Vieni qui, Rattata. Ok. Che paura, un Rattata. Mamma mia, vi siete sprecati. Vabbè che sto parlando troppo presto. Ok, tempo di merenda, spoiler. Però ho un livello un po' altino rispetto a me. Ok, tentiamo la sorte. Forse se metto Magnemite è meglio. È un brutto colpo. Per fuorcorno! Ho letto bene! Wow. Ok. Oddio, Iperzanna. Mi sa che dovrò cambiare. Vabbè, bacca arancia. Diciamo che le bacche arance le conservo per il Pokémon guardiano e per Liam o Liam che sia. Ok, con lo stab la mossa è abbastanza potente, quindi ce la possiamo fare. Un altro turno. Come on, spoiler junior, non mi morire. Che idiota! E vabbè. E il Rattata è andato. Per poco livello 10. Devi sconfiggere ancora due Pokémon. Lo so, grazie. So contare, almeno. Credo. Quinta liceo. Vabbè, noi scherziamo, ma ci sono laureati che non sanno fare operazioni semplici. Le divisioni in colonna, ho visto che sono un incubo per molti. Non vedo cosa c'è di così difficile con le divisioni in colonna. Più che altro ha più cifre. Due o più cifre. Un altro Rattata. Vabbè. We can do this. In caso siamo una bacca. Potrà resistere un attacco, credo. Anche con la difesa abbassata. Ormai metronomo, ho capito. Ci vuole troppa fortuna. Troppa. Quindi niente. Ok, pozione. Ho anche delle super pozioni. Solo che ci sono solo 20 PV ste pozioni. Non so se sono una grande idea. Pozione. Ora mi tocca riusare una pozione magari. 14. Ne avevo 29. Ne ho persi 15. Quindi sarebbe insomma un suicidio. Mettiamo Magnemite, ho capito. Così almeno non è molto efficace. Ok, Magnemite. Vediamo, vediamo. Tono shock. Preferisco sempre usare mosse stabbate. Beh, che è praticamente morto. Ok. Va bene, va bene. Spoiler Junior livello 10. Ok, direi di cambiare Pokémon in prima posizione.
finora sta andando tutto liscio. Mettiamo un Abbo Junior. Wait, come lo sposto? Così, ok. Touchscreen. Così intuitivo. Va bene. Dove sei? Vieni fuori, aspetta. Devo prendere una Pokéball qua. MT? Breccia! Perfetto, la insegniamo subito a Nabbo Junior. Non penso che Manjelax la possa imparare. Ma... oh, sì, può. Ok. Nabbo Junior, vabbè, è stabbata, quindi... vai. Sberlettese... quanto fa Sberlettese? 15, però... io sono sfortunato. Sicuramente mi farebbe sempre un 2-3 colpi. Meglio avere una mossa proprio decisa. L'altro tizio, di che tipo è? Non lo so, però aveva uno spazio libero, quindi va bene così. Ok. Cuor di leone potrebbe risultarci utile, ora che ci penso. Vediamo se può impararlo qualcuno. Sì. Lo mettiamo a... sempre Nabbo Junior, magari. In realtà non gli serve tanto. L'attacco speciale. La mettiamo a... Cramilier. Ok, abbiamo un altro spazio libero. Va bene, va bene. Là sopra c'è una Pokéball. Chissà se si può cadere, non credo, eh. Oh, cos'è un Diglett? Oh, c'è una Pokéball nascosta. Posso accovacciarmi un po' alla Wind Waker, sembra. Super pozione. Mi viene in mente Wind Waker perché è il mio Zelda preferito. Alla fine, in molti Zelda e non solo negli Zelda. È vuota. Sono stato trollato da un Pokémon misterioso. Capito, probabilmente Diglett. Ma che ne so io. Cosa? Ma che cacchio? Che troll. Ciao tizio, ti parlo dopo. Ok. È vuota. Ma che cacchio? Che vuol dire sta cosa? Difesa X. Yo yo yo. Ehi, vogliamo la rivincita per l'orto delle bacche. Ti ricordi di noi due, vero? Come dimenticarvi? Caspita, ci ha riconosciuti. Eppure siamo praticamente identici agli altri. Potente. Ah, siete diversi? Ah, no, siete gli stessi. E va bene, ci ho smascherato, ma il piano resta sempre lo stesso. Mettere i bastoni tra le ruote. Ah già, che aspettiamo allora? Prendiamoci i suoi Pokémon. Yo, fratello. È ora di essere, non lo so, mangiato. Cacchio, questi qua sono una rottura di scatole. Sono sempre gli stessi due, poi. Drowsy. Ops. Ok, switchiamo, subito, subito. Sapete, no, psico super efficace. Quindi mettiamo... ma di che tipo è sto coso? Lotta? Info. È di tipo lotta sto tizio, sì. Ok, allora mettiamo Magnemite. Che tanto il tipo acciaio resiste a tutto, praticamente. Quasi tutto, però insomma. Un sacco di resistenze. Botta. Come on. Ho una curiosità. Sì, si può paralizzare contro uno shock, perché non l'ho mai fatto dall'inizio di sto let's play. Cioè, Magnemite non l'ha mai fatto. Io tono shock l'ho fatto, la buona volontà ce l'ho messa. Però anche tu, Magnemite. Dai, paralizza. Come on. Usiamo super suono, ho capito, così si fa colpire da solo. A 2 PV, a 2 PV, vuole farmi fuori? Ma che cacchio, che sfiga! Oh, finalmente. Adoro usare... cioè, insomma,
giocarmela con i cambiamenti di stato e robe varie. Ok, adesso sia paralizzato che con la confusione. Dai, ce la possiamo fare? No, vabbè. Possiamo stare qua. È una buona strategia avere sia la confusione che la paralisi. Praticamente il vostro avversario non attacca quasi mai. Se tutto va bene, per carità. Se non va bene, insomma. Ok, livello 9. Salgono così in fretta, cacchio. Bruciapelo, bruciapelo utilissima per il competitivo. Non tanto qua. Non tanto qua. Voglio vedere quanto fa rispetto ad azione. Questo è 40. Questo è 40. Allora non ha tanto senso tenere azione. Cioè, bruciapelo si può usare solo la prima volta, però. Vabbè. Forse si può usare più volte, che dico. Accidenti, chissà se permetteranno a una schiappa come me di rimanere nel Team Skull. Allora, sicuro bruciapelo fa tentennare solo la prima volta. Ma non mi ricordo che si può usare più volte. Allucinante, ci ha battuto di nuovo. No, non esiste proprio, ma chi sei? Come fa un moccioso come te a essere così forte? Senti, lasciamo perdere, sto tipo è troppo tosto. Lo so, grazie. Forse solo lui il problema. È proprio questo posto che mi mette l'ansia. Puoi dirlo forte, compare. Di Pokémon innocui non se ne trovano manco per sbaglio. Il Pokémon dominante ha fatto piazza pulita. Che erratico. No, spoiler! Ma si è visto nei trailer. Spoiler comunque! C'è gente che non guarda i trailer. Rispettali. Io te lo dico, non hai proprio idea di quello che ti aspetta più in fondo. Dammi retta, squagliatela finché sei in tempo. Sta zitto. Oh, Lucente, sì, state zitti, mamma mia. Devo avere paura di un Raticate. Poi scopro che non è Raticate, non dovrebbe essere Raticate. Fatemi tirare fuori sto po', è vuota. Allora, forse adesso mi aiutano a prenderlo, una cosa del genere. Ok, ah, ho capito, hanno occupato quelle due tane, quindi adesso deve essere per forza là. Yes, siete utili. Siete davvero utili, fatemelo dire. Ok. Oddio. Eccolo. Un altro ciccione. Non credo di poterlo catturare. Non che lo voglia catturare. Abbiamo Breccia che è super efficace, quindi. Però prima usiamo bruciapelo. No, si può usare solo la prima volta, adesso che mi sono ricordato. Infatti, vediamo la descrizione. E infatti funziona solo appena scesi in campo. Non so leggere. Pure non ho letto proprio. Super zanna, aiaia. Baccarancia. Sì, vabbè, usiamo Rowlet per Liam, si è capito. Che potenza. Ok, livello 11. Due livelli! È la faccia! Wow! Un terzo? No, vabbè. Chiedere troppo. Ok, grazie tizio. Ok, parliamo col tizio. Io sono un aiutante delle prove. Do una mano ai giovani impegnati nel giro delle isole. Ottimo, hai dimostrato la tua forza dei tuoi Pokémon. Procedi pure all'interno. Ah, ora vai nella parte più interna della grotta. Ci sei quasi. Il cristallo Z a portata di mano, Rotom. Capisco. Senti uno sguardo penetrante fisso su di te. Oddio, gli stalker. Vuoi prendere il cristallo Z al piedistallo? È una trappola! Non fidarti! Ah, ok, è questo Raticate il boss! È apparso il Raticate dominante della grotta sottobosco! Ok, ora si ragiona! Questo è il vero Raticate OP. Sì.
Aumenta la difesa, eh? Beh, sappi che ho battuto il tuo amico a, insomma, con un sol colpo. Bruciapelo. Ok. Forse è meglio usare focale energia. E non arriva nessuno. Ok. È arrivato tuo figlio, insomma, non lo so, tuo nipote. Forse è meglio far fuori prima lui. Non saprei se usare focale energia. Ma mi sa che andrò di breccia su. Rattata. Oppure. Pensavo di fare turbo sabbia su Raticate, però prima è meglio liberarmi di sto Rattata. E ho paura che Nabbo Junior non resisterà a lungo. Aiaia. Spero non possa chiamare più Pokémon alleati. Perché se no, insomma, per me è la fine. Allora, quanto restituisce Dolce Cuore? Non lo so. È sempre 20 PS, non posso permettermi di usare super pozioni. Pozione su Nabbo Junior. Anzi, magari switch con Munchlax dopo. Oppure con quel nuovo Pokémon che ho catturato. Ok, dai, un altro turno può resistere. Allora, io la rischio. Facciamo il Turbo Sabbia. Così magari manca. No, mi sa che sto perdendo tempo. Però lo faccio comunque. Resisti! Yes! Ok, precisione diminuisce. Noi ci ricarichiamo nuovamente. Sto finendo le pozioni. Vabbè, dovrebbero bastarmi. Per adesso. Mi ricarico ancora, sì. Ancora, finché non manca un attacco. Sì, voglio usare Nabbo Junior. Mi piace usare Pokémon di livello relativamente basso contro Pokémon più potenti. Cioè, hanno lo stesso livello, però dire che sono della stessa potenza, no, neanche tanto. Raticate è più forte anche perché ha l'aura. Ausini. Ok, in un sol colpo, l'avessi saputo prima, mi sarei risparmiato tutto il casino e la turbosabbia delle pozioni, ma vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Palmo forza, eh. Palmo forza. 60. 75. Vabbè, casomai posso rimettere breccia. O la MT, fortunatamente è infinita. Non aveva senso nei giochi precedenti che si poteva usare solo una volta, sinceramente, eh. Ok, Nabbo Junior, ti sei meritato. Cosa sono? Biscotti quelli che hai là sopra? Abbo? Spazzola? Ok. Polvere. Bella questa polvere a forma di biscotti. Ok. Che faccia. Sei. Sono fiero di te. Praticamente è sparito dentro la grotta, quindi non è morto, vabbè. Chiaro. Davvero notevole, devo riconoscerlo. Hai sconfitto il Pokémon dominante che io stesso avevo allenato. E così hai superato la mia prova. Sai guidare con maestria i Pokémon. I miei complimenti, Dani. Ora prendi il Kyssalozzo dal piedistallo. Cioè, vuoi dire che non devo lottare contro di te? Così facile? Forse perché ci ho già lottato, forse perché funzionano proprio così le prove. A me sta bene, per carità. Prova completata. Molto più soddisfacente di prendere una medaglia, sinceramente, eh. Opinione personale, per carità, eh. Donaci un Normion Zeto! Quello che hai appena ottenuto è il cristallo Z di tipo normale. Ovvero il Normion Z. Potrei darlo a un Pokémon in grado di usare una mossa di tipo normale. Ok. Ti basterà assumere una pose elegante come la mia. E potrai sprigionare la potenza del potere Z con le mosse di tipo normale. E c'è dell'altro. Cosa ne pensi dell'ultimo Pokémon che hai affrontato? Era diverso dagli altri, vero?
È lui il Pokémon dominante di cui ti parlavo. Si tratta di Pokémon particolarmente forti che vivono nelle zone in cui si tengono le prove. Quel Raticate era piuttosto impressionante, vero? Inoltre, devi sapere che i Pokémon di allora durante le lotte a volte chiamano dei compagni per farsi dare man forte. E ora che hai sconfitto il Pokémon dominante, puoi catturare i Pokémon che sono nella grotta. Eccoti delle Mega Ball. Bene. Ci saranno utili. Se le posso comprare, è anche meglio. I tuoi Pokémon saranno stanchi. Lascia che li rimetta in sesto. Oh, grazie. Bene, quando sei pronto raggiungimi al percorso 3. Voglio mostrarti qualcosa. Oh, diamine. Evitiamo il percorso 3. Facciamone nota. ok, ma prima... no, non posso. Ho visto un MT là sopra. Segniamocelo da qualche parte. Anzi, davvero, mi segno un documento su Word sulle cose da fare. Tornare alla prova 1 dopo aver ottenuto Spaccaroccia, insomma, Tauros. E tutta questa introduzione per uno Zubat. Cioè, Zubat è il Pokémon più inutile per eccellenza. Nella mia città ce n'è a migliaia su Pokémon Go, per farvi capire l'inutilità di suo essere. Vedi, ti rendi conto che sei inutile adesso? Ok, solitamente odio catturare gli Zubat, però vabbè. Me lo stanno servendo su un piatto d'argento, tanto vale prenderlo. Ok, il nome non ha un significato particolare, semplicemente perché mi rifiuto di usarlo, quindi l'ho chiamato Nobat. Oh, è riapparso, perfetto. Allora, per come lo voglio chiamare va bene sia maschio che femmina. perché dico una cosa così strana, ho i miei motivi. Vi assicuro che ho i miei motivi. È preso. Gacha. Abbiamo preso Diglett. Diglett. Ok. Eccolo qua, il mio Diglett. Sì, dovrebbe essere un riferimento a quello, ma... lo sarà, insomma, quando si evolverà. Quindi tanto vale chiamarlo già così. Sostituiamo Miabulus, che non l'ho nemmeno toccato oggi. Invia al box, mi serve. Va bene. Manco sapevo che aveva sto strumento, eh. Vediamo cosa vuole da noi. Eccoti, lascia che ti mostri una cosa. In giro per Alola troverai degli sbarramenti, sono le barriere del capitano. Oltre a queste barriere vivono dei Pokémon temibili. Di solito per passare bisogna essere accompagnati da un allenatore esperto. Chi fa il giro delle isole però può passare dopo aver superato una prova. Bene, adesso guarda come il fascino di un capitano può aprire ogni porta. Aspettate, devo dire. Bene, adesso guarda come il fascino di un capitano può aprire ogni porta. Ok, ora va meglio. Kensored? Vai là, il tuo mondo è un po' più vasto ora. A me nemmeno troverai solo un capitano, cioè me. Ciò vuol dire che quello che hai sostenuto era l'unica prova da affrontare. Ora che l'hai completata devi fare rapporto ad Ala, il Kauna dell'isola. Ok. E appare Kukui dal nulla. Salve. Poi là, Dani. Liam sembra molto soddisfatto, si direbbe che la tua prima prova sia andata a gonfie vele. Molto bene, ora sei pronto, ti spiegherò come funziona il potere Z. Prima cosa scegli, come scegli il cristallo alla tasca cristallizzata della borsa? Puoi darlo al Pokémon giusto o puoi darlo solo a un Pokémon che conosce mosse dello stesso tipo di quel cristallo Z? Fatto questo, potrai usare il potere Z durante la lotta. Cristalli Z non si esauriscono una volta usati, puoi utilizzarli tutte le volte che vuoi. Ok. Ora lo do a Munchlax. Da vedere! Oh, Growlithe! Lo voglio! Lo voglio! Perché l'hai trovato tu e non io? Why? Why you do this? Potere Z! Sei dato un enorme Z al tuo Pokémon tipo non esca, trae il potere Z, così guarda! Ok? Ok. Oh mio Dio!
Non l'ho mai visto dal professor Kukui. Figata. Ok. Carica travolgente. Sembra uscita da, non lo so, un anime strano. Va bene, povero Growlithe, lo volevo catturare. Sei senza cuore. Fiu dirompente, vedi il potere Z trasferisce al Pokémon l'energia mentale dell'allenatore. E questo processo è talmente intenso che ti sfinisce. Per questo in ogni lotta si può usare una volta sola. È per questo che la fanno, professore? Non per... quasi dimenticavo, perso di vista Lilia lungo il percorso 3. Dani, per favore, potessi andare a cercarla? Io vado a dare un'occhiata alla grotta. Dividiamoci, avremo più probabilità di trovarla. Ok. La prossima volta suppongo che troveremo Lilia e utilizzeremo per la prima volta il potere Z. Questo è tutto, spero che la parte vi sia piaciuta. Se non vi è piaciuta, beh, non lo so, mi dispiace, purtroppo è così, non ci posso far molto. Bye bye.